Carissimi, si è inaugurato questo nuovo podcast. La metafora è quella del viaggio ed è quella del viaggio in prima classe, che ha un significato molto più che di così un tot di stelle luxury, lusso. Vuol proprio dire, metaforicamente parlando, decidere di considerare la vita un viaggio e di farlo traendone il meglio che si può, traendo da ogni circostanza, da ogni evento, da ogni situazione, da ogni incontro il meglio. Anche dalle situazioni in apparenza più sfidanti, perché vi garantisco, e molti di voi sono certa lo hanno già verificato. Anche le circostanze in apparenza meno favorevoli in realtà nascondono un regalo. Ve lo dico perché è capitato di recente anche a me, una cosa di questo genere. Mi piacerebbe raccontarvi tutta la storia, sarebbe molto interessante. Chi lo sa? Magari ne farò il prossimo libro, comunque sia per ora. Lasciatevi dire questo. Qualsiasi cosa accada, gioca a nostro favore. Anche se la nostra vita dovesse imporci un cambiamento radicale da un giorno all'altro, vi garantisco che quello spazio che si apre, quel tempo che si apre, e spazio e tempo poi alla fine non sono che illusioni, quindi è la chiamata dell'eroe, ci permetterà di rimetterci in gioco. È sempre il gioco del come se. Quindi cambiano i protagonisti, cambiano le caratteristiche che mettiamo in gioco, cambiano le risorse, cambiano le circostanze, ma è sempre e comunque il gioco del come se. Che cosa sarebbe della mia vita se io cominciassi da oggi a dedicare dieci minuti al giorno alla realizzazione di questo progetto? Dieci minuti al giorno, dopo sette giorni, non danno quasi risultato percepibile sembra quasi di aver perso del tempo ma vi garantisco che a distanza di un anno due anni voi avrete costruito un mondo intero avrete fatto della vostra vita davvero quello che volevate ecco il mio pensiero oggi per voi è qualsiasi cosa abbiate in cuore di fare non procrastinate basta imponetevi di dedicare un minuto anche dieci minuti un quarto d'ora al giorno a quella cosa lì poco che sia la pagina di un diario, una passeggiata di un chilometro, ma fatelo tutti i giorni, perché i risultati sono visibili nel lungo periodo, magari, o anche nel medio periodo, ma sono importantissimi. E procrastinando, invece, le cose rimangono così come sono. Meno male che arrivano le circostanze meno. In apparenza favorevoli a risvegliarci. E se questo fosse il vostro caso, sappiate che quella che è arrivata è la chiamata, e quindi rispondete di sì, fiduciosi nella vita, fiduciosi che aprendo il vostro cuore al cambiamento potrete trarne il massimo vantaggio. Scegliete da oggi di viaggiare in prima classe. Vi auguro il meglio e vi do un'interessante, bellissima notizia. Con il cuore che mi trema, sono felicissima di potervi dire ragazzi che oggi. È partito Il Visto Si Stampi per il primo libro dedicato a voi, eroi dei nostri tempi, eh, che avete seguito nel Giardino incantato degli eroi come viaggiatori occasionali o come partecipanti attivi e eh, anche abitudinari in un certo qual modo. È dedicato a voi che avete deciso di mettervi in gioco e di fare della vostra vita davvero un'esperienza ricchissima. L'abbondanza non è. Solamente quella che appare sotto forma di saldo sul conto corrente bancario. È anche quello, è anche quello, ma parte comunque da uno stato dell'essere, parte comunque dalla decisione di prendere la vita a cuore aperto e offrirsi generosamente a lei per ricevere il decuplo, mille, diecimila, un milione di volte tanto. Più date alla vita, più date voi stessi, più dalla vita riceverete. E questo è il mio messaggio di quest'oggi. Vi abbraccio immensamente e nei prossimi giorni vi do informazioni riguardo a come trovare il libro Chicca con il quale potervi concedere un momento di ristoro per l'anima e leggere bellezza, leggere parole, high vibes. Tutto per voi. Un abbraccio da Jasmine. A presto.